L'autore dei due gol, il primo bellissimo almeno per quel che mi riguarda, il secondo sovrastato fisicamente il tuo avversario e hai chiuso il match. Sì, dai, adesso li riguarderò lì per lì, la percezione che uno ha dal campo. Sinceramente il primo penso bello anche per l'azione, perché è stata un'azione abbastanza manovrata, partita dietro e chiusa bene. Sì, anche il secondo bello di testa, li riguarderò, ma la cosa che principalmente importa è il risultato. Oggi era una partita, un'altra partita difficile contro un avversario veramente di qualità. Siamo stati bravi ad essere compatti dal primo all'ultimo minuto, a sfruttare le nostre occasioni. Poi la squadra si è mossa veramente da gruppo, tutti insieme a correre, a fare quello che si doveva fare. Dai, è stato secondo me una bella partita ed è stata veramente la rappresentazione di che cosa vuol dire lavorare tutti insieme e lavorare di gruppo. Bomber, ti chiedo una curiosità, è raro vedere in Serie D, in quarta serie, un pubblico del genere. Il giocatore cosa percepisce nel momento in cui entra in campo e vede 5.000 persone che spingono e soffiano le spalle di una squadra già forte di suo? Chiaramente nel momento in cui uno vince o segna è bellissimo. Dall'altra parte c'è il discorso della responsabilità che ti viene addossata. Chiaramente quando ognuno di noi pensa firmato a inizio anno ha deciso di prendere questo peso sulle spalle, e al di là di quello che si vede la domenica, il nostro è un percorso che va da luglio, da tutta la settimana, per arrivare qui la domenica è solamente, diciamo, la ciliegina su una torta. Tanto sacrificio, tanto sudore, che poi alla fine ripaga noi, ripaga il pubblico, ed è bello riuscire a vincere ed esultare sotto il pubblico, quindi dai, è bello. C'è un'ambizione di gruppo, che è quello del campionato, di vincerlo. C'è anche una tua ambizione personale, individuale, per quello che riguarda la classifica dei marcatori? Ma sinceramente, cioè, alla fine penso sempre sia meglio fare magari 13 gol in un campionato e vincerlo che farne 22 e arrivare sesto. Quindi, a prescindere, credo la cosa più importante sia vincere il campionato.